c'è sempre da imparare. Questo è uno dei detti più comuni che ci dicono. Allo stesso modo si impara facendo. Dove sta la verità? Non si finisce mai di imparare e si impara facendo. Sono nient'altro che due facce della stessa medaglia. Come possiamo riuscire a migliorare i nostri risultati, le nostre prestazioni, raggiungere i nostri obiettivi e riuscire a realizzare quello che ci proponiamo di fare? Ci sono un miliardo di contenuti sulla produttività, sulla formazione, la formazione permanente, libri, video, conferenze, siti, di tutto e di più. In questo gran marasma cerchiamo di orientarci in qualche modo con una visione del tutto personale. Sono capitato su questo video perché spiega le 7 abitudini delle persone molto efficienti. Blender Company, che è un artista nel campo del disegno, spiega le 7 abitudini delle persone molto efficienti. Mi preme soffermarmi su quella che ha a che fare sull'imparare, sulla formazione, con questo grafico qui che vediamo. In realtà questo grafico non fa altro che mettere insieme le due grandi verità dei proverbi di cui abbiamo parlato. Sia non si finisce mai di imparare, sia si impara solo facendo. Prima di tutto non è possibile imparare tutto quello che c'è da imparare prima di mettersi a fare qualcosa. Lo sappiamo bene, parlando di musica, il campo delle possibilità è talmente vasto, le strumentazioni, le teorie, come creare dei buoni suoni, come gestirli, è veramente infinito. Soprattutto ci sono tantissime scuole di pensiero diverse. Il modo migliore per farlo è iniziare a metterci sì, praticare e imparare piano piano con quello che viene fuori. Mettersi a fare con la consapevolezza che non si è mai del tutto preparati, perché effettivamente non è possibile. Quello che ci spiega però di importante questo grafico è che se non ti metti continuamente ad imparare qualcosa di nuovo, finisci per appiattirti. Nei tuoi progressi c'è uno scalino forte quando impari qualcosa di nuovo e poi la linea si attenua. Quindi per fare degli ulteriori progressi bisogna mettersi ad imparare cose nuove. E ci sono tantissimi esempi per farlo. Questo ci spiega due cose fondamentalmente. Innanzitutto, una certa umiltà quando si fa qualcosa, perché appunto non si può sapere tutto. Però neanche di stopparci di fronte a questo scalino che potrebbe essere molto importante e potrebbe impedirci effettivamente di dare sfogo alla nostra creatività e dare possibilità di creare qualcosa. Mettendo insieme le due cose si spera di riuscire ad ottenere risultati sempre più strabilianti, sempre migliori. Soprattutto possiamo migliorare in maniera straordinaria le nostre prestazioni, le nostre conoscenze. I contenuti sono potenzialmente infiniti. Prendi qualcuno che ti piace su YouTube, sui siti, corsi online, lo segui, cerchi di mettere in pratica quello che impari e dopo un po', quando vedi che finisci a fare sempre le stesse cose, sempre allo stesso modo, resetti, provi ad imparare nuove cose, provi a seguire altre persone, altri punti di vista, altri spunti diversi da inserire nel tuo modo di lavorare, nelle tue concezioni e cercare di assimilare questi input a modo tuo. Anche perché se fai dei corsi, anche mettiamo super costosissimi, e poi non metti in pratica quello che fai potenzialmente giorno per giorno, quello che hai imparato rimane solo sulla carta e dopo un po' non te lo ricordi più, non riesci a concretizzarlo. E anche poi quello che hai imparato in teoria, mettendolo in pratica giorno per giorno, vedrai che ha una sua vera e propria declinazione che diventa molto personale nel tuo caso. Tutte le fasi che si mettono in campo nel fare musica, nel creare musica, nel produrre, passano inevitabilmente dal lavoro e dalla pratica quotidiana. Non dico che non siano importanti i corsi, anzi dico esattamente il contrario. Corsi, pratica, altri corsi. Non c'è bisogno di spendere cifre astronomiche perché oggi online ci sono tantissime fonti di informazione e di nuova conoscenza, che sono quelle da cui puoi attingere per migliorarti sempre di più, migliorare le tue prestazioni e migliorare i risultati. Se hai altri elementi da suggerire per alimentare la propria creatività, scrivi qui nei commenti, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e alla prossima!